Bella ragazzi, sono Altero Rossi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Rainbow Six Vegas. Ripetiamo che ci siamo lasciati, non ci siamo mossi neanche di un millimetro e va bene, continuiamo ad andare avanti. Dobbiamo uccidere la tizia, insomma. Allungare il passo. Ricezione. E siamo, come sempre, alla diga, cioè all'interno. Nelle cose sotterranee, nella diga, per andare. Allora, oh merda. Posizionarsi. Vado in posizione. Cazzo. In posizione. Granate e liberare. Granate e liberare. Scusami, questo... Andiamo. Qualcuno sta tenendo il punteggio. Allerta, guai in vista. Cazzo. Prenditi cura di panico. Lui. Panico. D'accordo. Ma che c***o. Ecco fatto! Presto! Allora voi... Grazie! Non sarà niente. Qui ci penso... Che cazzo... In posizione! Mi sa che abbiamo compagnia! Ho sentito qualcosa! Al piede! Posizionarsi! Vado in posizione! Cosa? Allora no, c'è niente. Uno là? È la priorità numero uno. Subito, l'ha messo! Ok, non dovrebbe esserci... Sono a porca miseria... Ok. Mi sa che non era niente. In posizione. Aprire e liberare. Va bene. Tango abbattuto. Va bene, facciamo fare a loro. Via, via, avanti. Via. Non sta. Non sta più. Sì, comunque, come sempre, adesso utilizziamo la pistoletta perché... Perché altrimenti è qualcosa di incredibile. Prepararsi a entrare. Vado tutta in posizione. Ammazzalo. Via. Bersaglio neutralizzato. Guarda, rincoglioniti. Tu controlla che non arrivano. Guarda, guardalo. Porca puttana. Sì, ma se non lo vedo devo prima vedere dov'è. Non è che posso spararli così. Dai. E levati di coglio. Porca puttana. Tenere la posizione. In attesa. Ti spacco il culo, eh? Granata e liberare. Tanto, tanto. Ah! Ah! A terra! Visto. Allerta. Ah! Tango neutralizzato. Yugi a terra. Prendere una pallottola. Con piacere. Qui sta succedendo un macello, ragazzi, non vi dico. Sei come nuovo. Questo è un labirinto. Che cazzo è? Prepararsi a entrare. Aspetta che c'è uno lì. Ah no, è già morto. Contatto. Tango. Aprire e liberare. Roger. Sì, signore. Sì, dove lo hai visto il tango poi? Vabbè, lo avrà ammazzato. Via. Ricevuto. In posizione. Sì, dovrebbe essere questo teoricamente. Ok. Va bene. Posizionarsi. Entrate qua e dopo. Come è impossibile seguire? Cazzo dici? In posizione. Aprire e liberare. Sì, signore. Sì, signore. Ok. Sì, però qua non. Dove dobbiamo andare? Che cazzo di là? Va bene. Presto. Roger. Facciamoli andare prima loro, va. Oppala. In posizione. Prepararsi a entrare. Vado in posizione. Via, via. Non partire. Allungare il passo. Per favore. Sì, signore. In posizione. Posizionarsi. No. Entrate lì per sicurezza. Gli hai dato il codice. Abbassi la voce, dottore. Sono al telefono. Altrimenti vi uccidete due secondi prima del previsto. Fottetevi. Spariamo solo se necessario. Ci sono cose peggiori della morte. Dottor Smite. Igor, fagli vedere. Bersaglio priorità 1. Mi prego. Va bene. È la priorità numero 2. Confermato. Flash liberare. Guardi. Flash liberare ricevuto. Ancora. Siete autorizzati a sparare. Subito. Liberare. Zitto. Mi sentite? L'hanno ucciso. Porca puttana. Volete entrare? Ma che cazzo devo far tutto io? Come sono morti? No, aspetta.
per poco. Sono fuoco di risposta. Abbassi la voce, dottore, sono al telefono. Altrimenti mi uccidete due secondi. Va eliminato prima previsto. Va bene. Va eliminato per secondi. Ci sono cose peggiori della morte, dottor Smith. Flash a liberare. Fagli vedere. Flash a liberare, ricevuto. Liberare. Fermi, vi prego. Ostaggio! Ora li abbiamo in punto! In posizione! Siete autorizzati a sparare! Liberi di sparare! Michael è a terra! Ma siete dei coglioniti! Sono sotto fuoco intenso! Soccorro! Intesi! Che cazzo! Soccorrilo! Che succede? Siamo al corrente della MPB. Qui vengono ecco fabbricati fatto, prototipi molto della meglio bomba. Grazie. E adesso, in grazie posizione a Williams, quelli hanno diverse testate riprogrammabili. Che cos'altro potevo fare? Comportarti da uomo! Gli hai dato delle testate riprogrammabili! Le spiego. Si tratta di un'arma che punta contro bersagli diversi e li colpisce con microimpulsi ripetuti. La struttura si prepara al trasporto di un missile a lungo raggio nel deserto per un lancio di prova. Ma ora, grazie a te, i terroristi si sono impossessati degli altri prototipi. Irena è nel centro comandi e sta per sparare il missile contro Las Vegas. Cercate di non uccidervi a vicenda. Fermeremo Irena. Logan, ho captato una trasmissione dall'interno della struttura. Vale la pena di ascoltarla. Abbiamo preso la cabina comandi, signore. Il missile è pronto al lancio. Siamo con lei. Inserite le coordinate di tiro che vi ho inviato. Vegas renderà ben chiare le nostre intenzioni. Intesi, signore. Irena, chiudo. Allora, un mandante. Ci pensiamo dopo. Per ora dovete entrare nella cabina comandi. Non farti scappare Irena, Logan. Dingati da piena discrezione su cosa farne. Ah, bene, era ora. Concordo, ma dovete limitare il suo spazio di manovra. C'è un computer di manutenzione vicino alla porta di accesso alla sala. Jung può comandare le porte dell'ascensore e intrappolare Irena nella cabina, altrimenti lei potrebbe chiudervi fuori. Capito, Logan, chiudo. Perfetto. Ok, rintracciare Irena e ucciderla. Prepararsi a entrare. Ok, quindi un obiettivo molto semplice e chiaro. In posizione. Ok, quindi abbiamo scoperto che ha una mandante, però non ne si sa chi è. Aprire e liberare. Quindi prima pensiamo a Irene e poi dopo liberare. Penseremo a allungare il passo. Con piacere. Tipo, o al capo comunque la responsabile della sua presto operazione. Presto, non è troppo in calmo. Posizione. Tra l'altro c'è stato tipo un picco. Ok, non so se è una cosa voluta. Tutti questa. Tutti qui da me. Con piacere. Ti stiamo dietro. Vabbè, noi nel caso posizionarsi. Proseguiamo. Vado in posizione. Boh. Ok. Sabotaggio progressi. In posizione. Spariamo solo se necessario. Al momento solo fuoco non di faccio risposta. Casino. Aprire e liberare. Roger. No, non è vero. Autorizzazione a sparare. Prepararsi all'assalto. Vado in posizione. In posizione. Allora, una lì, quindi priorità numero uno. Vale. Roger. Qui siamo nella stessa stanza, no? Però c'è uno. Qui posso ucciderlo io e fare una roba un po' così. Cazzo, è vero che c'ho. Allora, facciamo limitarsi a rispondere al fuoco. Non posso. Posizionarsi. Non è possibile. La microcamera. Pensavo faccio in lui. Sì, signore. L'altro. Allora, secondo me fare il casino, quindi deselezioniamolo. Nervi saldi. Aprire e liberare. Sì, signore. Specialista a terra! Figlio di puttana! Specialista. Ho sentito qualcosa! Si è prepararsi a entrare, ma se... Cos'è sta? Cos'è sta? Posizione. Flash a liberare. Si è spitanato tutto. Fuoco a volontà! D'accordo, all'assalto! Tango abbattuto! Guardalo, guardalo! L'ho ammazzato! Merda, merda! Che cazzo! Contatto, Tango! Ostile abbattuto! Ok, no, è... Liberare. Ok, no, sono i nostri, sono i nostri. Posizionarsi. Che troia. Posizione. Mi stavo per sparare in testa, ma qui? Via. No, no, ragazzi. Risposta.
controllate per prima lì. Occhio, cosa esplosiva. Esatto, meglio distruggerli perché altrimenti si può rischiare che esplodano così dal nulla. Va bene, andiamo per di là. Prepararsi a entrare. Non voglio avere problemi. Questa, ok, la cosa dell'aria, tipo, avete presente tipo... Oh, merda. Avete presente tipo quei... In posizione. Tipo i tunnel del vento. Aprire e liberare. Ricevuto. Ecco, quelli sono. Che cazzo si va qui? Ah, ho capito. Occhio che qua c'è. Via, via, via. Vado. Che in posizione. Ok, c'è una porta. Posizionarsi. Tanto vado in posizione. Ok, non c'è nessuno. In posizione. O c'è uno dietro a quella colonna. Aprire e liberare. Va bene. No, ok, libero. Sì, signore. Allora. Ok, lì c'è uno che ci è alle spalle. Sì, è un genio. Quindi. Bersaglio priorità 1. Ma è alle spalle. Sì, è alle spalle, sì, perché si vede. Prepararsi a entrare. La crapapelata. Intanto diamo uno sguardo qui, che lì c'è uno. Anzi, più di uno, ce ne sono due. Ok, sono anche più piuttosto corazzate. Quindi adesso ammazziamo prima lui. Però spariamo solo se necessario. Con il solo fuoco di risposta. Ok, con i fucili, con il sì, i silenziatori, perché non liberare. Vogliamo casini, subito. Anche se qua facciamo più casini che tutti. Posizionarsi. Vado in posizione. Infatti c'è anche quel silenziatore. Anche se nel silenziatore loro comunque riescono a farsi notare. E infatti guarda. Flash, flash e via. Siete autorizzati a sparare. Ecco che sono qua sopra. Che accidenti. Via. E c'è uno là. Pericolo neutralizzato. Perfetto, grande. Occhio che ce ne sono. Via, via. Ricarico, al riparo. Presto, allungare ricarico. Il passo. Occhio che ricarico anch'io, in posizione. Capitana, se avessi delle granate qua, qualcosa, non ce le ho. Cosa? Tanto. L'ho steso! Ok. Allora. Via. Roger. Prepararsi a entrare. Vado in posizione. Intanto io sto qui. Sì, sono in posizione. Aprire e liberare. Sì, signore. Cosa? Di capro io! Occhio. Via! Ingaggio accentrato e fulminato! In posizione. Ti hanno bloccato! Sono bloccato da Marcello! Secco. Contatto tango. Ingaggio tango. Grande così. Alla porta. Vado in posizione. Sempre ricaricare quando si fa un'eruzione. Sempre. Anche se avete sparato solo un proiettile. E dopo andiamo lì. Giusto? No, è lì che dobbiamo andare. Quindi prepararsi a entrare. Prima lì e poi andiamo lì. Su quella porta lì. Tra l'altro ci siamo no, che lì tra l'altro è per scendere, mi sembra. In posizione. Aprire e bene, non sto neanche a guardare. Sì, perché qua alla fine si va a scendere. Ok. Convergete su di me. Confermato. Faccia strada. Ora andiamo verso la porta dove dobbiamo effettivamente andare. Posizionarsi. Vado in posizione. E non dovrebbe esserci nessun tipo di problema. No. Noi possiamo andare tranquilli. Aprire e liberare. Va bene. Vai, così. Anche all'angolo. Vabbè. Sì, signore. Ok, c'è qualcuno.
Non faccio così perché potete vedere anche voi, perché altrimenti c'è qualche problema. Allora, la macchia rossa dice di tenere gli occhi aperti, è perché c'è quella è ossessionata. Qualcuno, questo è il visore termico più che altro. Quindi adesso abbiamo disattivato. Quindi lì c'è uno. Vado in posizione. In posizione. Anche qua c'è una porta, quindi però questo è girato di spalle, allora. No, però io ho solo armi che fanno un baccano assurdo, perché ho la mitragliatrice e il fucile a pompa. Esatto. Sono stufo di quei mercenari colombiani. Vabbè, sti cazzi. Ronzi senza disciplina. Limitarsi a rispondere al fuoco. Andiamo avanti con la pistoletta. Allora, aprire e quello. Liberare. Subito. Specialista. Prendimi. Ma centro, un altro punto per me. Occhio che adesso questo entra. Vado in posizione. Ci stanno aggirando. In posizione. Flash e liberare. Flash e liberare ricevuto. Cazzo, come ho fatto a non baccarlo? Ok. Ok, ce ne sono due. Uno. Nemico a terra. Ok. Fuoco a volontà. Perfetto. Visto che ci sono io a coprirvi il culo. Vado in posizione. Guarda. In posizione. Ok, siamo a posto. Almeno qui. E questa sarà a comandi, non penso. Granate e liberare. Granate e liberare. Aiuto! Occhio. L'ho seccato. Bravo. Ok, sicuramente dovremo scendere. E se adesso questi stanno facendo tutto il giro perché devono liberare la stanza. Liberare. Ok. Avvicinatevi. Roger. Allora scendiamo. Siamo con lei. Se troviamo una scala. E qui la scala l'avevo trovata. Di qua facciamo il giro di rotondo. Cazzo. Allungare il passo. Ricevuto. Ingaggio tanto. In posizione. Credo sono là. Via, via. Va bene. In posizione. Via, via, via. Ricevuto, mi sposto. Ok, c'è la ringhiera, pensavo fosse, non so, un buco, un burrone. Via, via. D'accordo. Ok. Vabbè, ce la stiamo cavando più o meno meglio del previsto. Cambio caricatore. Ok. Spunto progressi, ma se andiamo avanti ancora per un po', sì, fino al prossimo punto, che ne dite? O ci fermiamo? No, andiamo avanti. Ho intanto finalmente, che cazzo... Allora io direi di lasciare questi, però mi cambierei. Allora lo spasso me lo terrei. Questo, invece sapete cosa mi prendo? No, sì, una mitraglietta e qualcosa che faccia piuttosto danni. Tipo questa, che ha una precisione eccellente. E vabbè, io ci metto... Allora, io ci metto il mirino da fucile, perché così... Abbiamo anche tipo un mini zoom quando lo andiamo ad usare. Ecco sì, c'è tipo una specie di zoom, così possiamo stare più tranquilli. In più silenziatori. Il silenziatore. Va bene. Perfetto. Così almeno se dobbiamo cambiare strategia possiamo farla andando un pochino in stealth. Allora, lì dice che c'è uno che è dietro a quella cassa. Anzi, a quell'altra cassa. Però aspettiamo un attimo. Qui però dice che è libero. Adesso sei mio, stronzo! Cazzo. Aprire e liberare. Roger. Sono sotto fuoco intenso! Guardale. Contatto, tango! Prenditi cura di lui. È però anche vero che quando si usa... Cazzo. Dov'è che mi hanno sparato? Dove? Voglio sapere dove. Ok, allora ragazzi, io... Vabbè, ho
lasciare quella mitragliatrice e c'ho questa adesso, quindi l'ho scambiata con il cuccio la pompa. Allora adesso tipo andiamo tutti insieme. Aprire e liberare. Sì signore. Allora prima abbiamo questo. Ok, quello che sto dicendo, eccolo, guardalo. Aiutalo. Comunque quello che stavo dicendo è che quando abbiamo il in posizione difensiva, questo pendaggio dovrebbe essere alienzatore, in posizione. I danni sono un pochino ridotti, quindi presto vado. Dobbiamo tenercene conto, ma è sempre stato così, eh. In tutti i giochi, se tipo metti silenziatore, il danno è un pochino meno. Che siamo sicuri che così, in posizione. Io ho paura che adesso sbucchi uno da dietro, che quindi io non vedo. Via, via, via. Subito. E che mi ammazzi così. E dopo via tutto il casino dell'editing. Stai lì a fare. Avanti, Jung. Sì, signore. Cazzo. Mi serve copertura. Ricarica. Ecco, forse è meglio. No. Via, via. Ho battuto. Sì. Via, via, via. Intellettrice. Bersaglio neutralizzato. Stanco neutralizzato. Il rumore sembrava. Silenzio. Ma adesso sei sopra. Tu hai sentito? Sono sopra, sono sopra. Ok. Adesso sei mio, dai il colpo. Ok. No, non morire. Tu hai sentito? Nemico eliminato. Oppala. Dai. Eccolo, eccolo. Oppala. Via, via. Vai in una palla che così. Ti dico che pericolo neutralizzato. Bravo. Ora c'è uno qua sopra. Cos'è stato? Quanto sei nervoso. Tango. Vai, l'ho steso. Tenetemi di lontani. Non sono riuscito. Cosa? Sì, signore, tanto me ne serve copertura. Allora, adesso. È il colpo! Merda! Aiuto! Allora. Via, via, via! Merda, zitto! Hai sentito? In posizione! Eccolo! È quello che pensi. Tanto! Aiuto! E adesso. Qualcuno sta tenendo il punteggio! Via! Uccide quello! Ti dico. In posizione! Hai sentito? Ok, è un altro andato. E oppa, il rumore sembrava silenzio. Tango abbattuto. Oppa, hai sentito? Ok, quindi dobbiamo rimanere in questa zona. Non dobbiamo salire lì, perché altrimenti ci segna come missione fallita. Quindi dobbiamo restare qui. Cosa? Mi pareva di aver sentito qualcosa. Ok, questi però restano lì, che intanto abbiamo una ricaricata, visto che non scendono neanche. Possiamo mandarci lui? No, però se leggesse il gioco è stronzo e ci annulla la missione. Roger. Sentito? No. In posizione. Quindi adesso restiamo qui. È quello che pensi. Tango neutralizzato. Ah no, che è una ruota quella. Non ne arrivano più? Tango. Ostile abbattuto. Ok. Sentito? No. Cos'è stato? Contatto, Tango. No, è quello che nemico è eliminato. Allora, sì. Ma posso aprire e chiudere le porte solo da qui sotto. Dovrete ingaggiare il nemico senza di me. Intesi. Mike, resta con Jung. Ti terrò da parte un po' di divertimento. Ok. Penso che adesso possiamo salire. No. Cos'è stato? Oh, quanto sei nervoso. Continuate a sparare! Serve aiuto! Va che ti si vede la capoccia. Oh. E adesso andiamo di mitragliatrice. Eccola. Cazzo. Vetro antiproiettile. Forse ci hai chiuso dentro.
troppo tardi. Prova a fermare il missile adesso. Avvicino alla porta blindata. Aprila al mio via. Poi tu e Michael portate le chiappe qui sopra. Le chiappe qui sopra. Ok. E dai. Alle tue spalle. Vabbè, per forza vi siete teletrasportati. Allungare il passo. Ora qui, d'accordo. Adesso restiamo di mitragliatrice. Tanco abbattuto. Via, via, avanti, via. Avanti, avanti. Porco l'incendiaria. Porca puttana ladra, chi ha creato, ok, chi ha creato la bomba incendiaria che gli venisse un colpo. Informazione. E si è lodato invece chi ha inventato la salvataggio. Sì, io ho questo tipo di porco. Allungare il passo. Veloci, 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 veloci. Neutralizzato. Occhio. Gran bel colpo. Via, via. Occhio. C'è uno là, c'è uno là, c'è uno là. Muro invisibile, muro invisibile. Occupati di lui. Sì, signore. Ma questo? Ah, ok, no. Chi sta sparando di là? Oh, merda. Vaffanculo. No, merda. Aia, 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 aia. Tesissima. Ma smettete di lanciare quelle merdate, per favore. Oh, lo sto colpendo in testa, eh. Da un'altra flash, venga, vaffanculo. Uno e due. Allora, Jung per primo perché sta per morire. Va un po' meglio. E mi nascondo qui per curare lui se riesco. Ce la fai, serio? Ok. Ora. Sei a posto, su, in piedi. Ci sono, ci sono. Là. Ce ne dovrebbe essere un altro sopra, non lo so. In posizione. Chi è che ha rotto un bicchiere? Cazzo, mi ha fatto via, un via. Colpo, si stavo ricaricando, porca puttana. E quando ricarichi non è che tipo puoi interrompere quando ricarichi. Via, via. No. Quando premi il pulsante per ricaricare l'arma, sei fottuto perché non ne puoi via. Fare nulla. E quindi in quelle fasi lì sei sempre via via con Roger. La caga addosso. Via via via, andate puttana, si siete in due. In posizione. Ah, eccola chi era. Ritardo come sempre, giusto in tempo per vederti crepare. Pazienza. Vorrei solo rimanere per vedervi perdere la guerra. Vin Chavez, Alistair Stanley, Noonan, Covington, Price, Weber. Sappiamo chi siete. Non potete più nascondervi, Logan. Verremo noi a farvi la guerra. Irena ha distrutto i comandi del missile. Non posso fermare la sequenza di lancio. E il mezzo col missile è già in cima alla diga, in posizione di tiro. Porca vacca. Capo, se riusciamo a raggiungere il missile posso piazzarci sopra una carica. Dovremo lasciarlo partire. La carica può farlo esplodere in volo, ma senza attivare la testata. Ottimo piano, gente. Joe, hai sentito? Joe! Gabriel! Brody! Dannazione. Signore, non è il momento di occuparsi di Joanna.
Dobbiamo andare in cima alla diga prima che sia troppo tardi. Andiamo. Va bene. Qui da me. Ricevuto. Ok. Quindi atto finale, e lo faremo nel prossimo episodio. Quindi, l'attacco dei Dango a Vegas era solo un diversivo. Se avessero colpito per prima la diga, una base aerea di Nellis e tutti i militari locali gli sarebbero saltati addosso. Attaccando Vegas hanno attirato lì i militari, lasciando questo posto in difesa. Ok. Vai strada. Allora, mettetevi lì e non rompete i coglioni. Cos'è stato? In posizione. Ok, abbiamo due vie. Sarebbe di aver sentito qualcosa. Non si sa. Allora, comunque daremo una ricaricata nel... o adesso, sì, adesso, via. Diamo una ricaricata e ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Quindi va bene, direi che per questo episodio di Rainbow Six è tutto. Che c'è? Stiamo per andare verso il finale, visto che abbiamo ammazzato Irena, e adesso dobbiamo disinnescare il missile prima che parte e faccia un macello assurdo. Quindi, ragazzi, direi che... sì, insomma, sì. Perché sto continuando a ripetere le stesse cose? Non lo so. Va bene. Comunque, ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di tutti quegli altri giochi, mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con forse l'ultimo episodio di Rainbow Six Vegas. Novità? Bella. Buonanotte.